Si può lavorare dai 1200 agli 800 gradi in due modi: soffiare il pezzo per avere la misura e poi dare la forma, oppure modellare il pezzo da una massa piena di cristallo. Per noi ci sono tre tipi di fusione: vetro, 5 elementi, sono 5 minerali differenti come valore, cristallo, 7 elementi, ossido di piombo al 24%, e poi c'è una nuova composizione che voi non conoscete, probabilmente non conosco neanche il signore presente, si chiama cristallo 30. Ha circa 3 mesi di vita e è 2000 volte più resistente del normale, dopo ve lo facciamo vedere. Le tre composizioni possono essere lavorate in soffiato per avere la misura e poi dare la forma, o in modellato da una massa piena di cristallo. Quando il pezzo è terminato va in un forno di tempera. I forni di tempera sono quelli a lato, partono dagli 800 gradi e arrivano a 0 gradi, bilanciando la caduta del calore da 1 a 7 giorni in rapporto allo spessore e alla misura del pezzo. Le tre diverse fusioni possono essere anche, va bene, eventualmente colorate, aggiungendo in fusione direttamente nei forni ossidi minerali naturali, che non è altro che ruggine di metallo pura. L'ossido di rame, il verde rame, vi dà il colore verde, l'ossido di cobalto il blu, l'ossido di cadmio l'ambra. Ci possono essere anche due ossidi mescolati in quantità differenti, si chiamano biossidi, come per esempio cobalto e cadmio vi danno l'acqua marina. Per quanto riguarda invece le sovrapposizioni dei vari colori, basta la fredda di colore a 800 gradi, immergerlo in una seconda composizione, una seconda colorazione, poi dare quello che può essere, diciamo, la forma finale. Si possono guarnire in oro, a fuoco, non viene facilmente via, e nello stesso tempo, dopo essere stati temperati, si possono, va bene, incidere a mano. Ora, volete fare qualche domanda? Nessuno. Va bene. Quando ci sono scuole per apprendere questo tipo di lavoro, qui il padre insegna al figlio a lavorare, cioè nella lotta, 10 anni per poter essere addestrato. Ed è un lavoro che è abbastanza ricercato per il semplice motivo che dà delle soddisfazioni personali notevoli. Ci sono anche maestri di fama internazionale che possono fare dei pezzi bellissimi. Qui si può vedere un lampadario da 3 luci che è 40 cm per 40, si può avere un lampadario da 660 luci che è 12 metri per 6. In tutti i colori che voi volete ci sono 80 colori differenti. Allora, nel momento in cui vi scusate, voi sapete di venire a comprare il lampadario. Facciamo così, va bene? Un problema. Nessuna altra domanda? Infatti qui ci sono circa 150 persone che sono qua dentro, solo che ragazzi non vi avvicinate troppo a quello che può essere la lavorazione, perché se qualcuno tocca quel materiale si attacca alla pelle, quando è molto caldo, quello è vero. Però purtroppo se lo toccate, va bene, si attacca immediatamente a quello che può essere la pelle. Staccarlo è un problema, no? Prendete un pulsatore di terzo grado a tutta velocità. Va bene, questo è considerato. Se voi non volete fare nessuna domanda, se non volete l'oro, ossido di cadmio, quello è l'unico che può darti il giallo. Andiamo noi con la questione del cristallo 30, che fa proprio lì vedrai, capirai di che cosa si tratta. Sono già arrivati i giapponesi e gli americani che hanno offerto delle cifre favolose che noi abbiamo immediatamente rifiutato. E dopo capirà perché. Perché è da poco che abbiamo trovato, dopo 12 anni di ricerca, ed è qualche cosa che è veramente eccezionale. L'economia totale di parola per la presidenza.